Salve a tutti e bentornati nel canale. Qui sempre Frank a tenervi compagnia anche oggi e se siete qui vuol dire che avete visto la prima parte e appunto volete continuare a sapere come è andata a finire oppure già lo sapete e però volete continuare la storia. Oggi andremo ad approfondire per quanto possibile perché era l'argomento è molto lungo e molto impegnativo, purtroppo non posso portare tutto, ho sintetizzato per quanto potevo. I crimini che si sono perpetrati nel 1992 da parte dei membri dell'Inner Circle e appunto stuzzicati da Euronymous. Come abbiamo visto nella prima puntata, Euronymous era un personaggio molto carismatico e appunto in questa seconda parte andremo a vedere quanto Euronymous riuscisse a trascinare le persone che aveva attorno. Tutto questo non sarebbe mai successo se Euronymous non avesse stuzzicato, tra molte virgolette, le persone che aveva intorno. Non metto in dubbio che Varg avesse una mentalità così egocentrica. Non lo sto mettendo in dubbio, però diciamo che lo zampino di Euronymous si è fatto sentire. Detto questo, ragazzi, io vi lascio al video e alla fine andremo a vedere un altro fatto che non ho portato nel video che ho registrato, ma lo andremo a leggere insieme, così almeno facciamo trasparire appunto qualche emozione in più. Intorno al 1992, 52 chiese vennero bruciate. Furono inoltre presi di mira numerosi cimiteri, ove più di 15.000 tombe vennero profanate e imbrattate con simbologie occulte. I proventi di simili atti, arredi sacri e croci, ad esempio, venivano a volte portati come trofei per addobbare le elvete. Autori di tali gesti furono principalmente Vikernes, Faust, Sammoth ed alcuni membri di gruppi minori. Tra le strutture religiose distrutte, una tra le più note fu la medievale Stavkirche di Fantoft, nei pressi di Bergen, che venne data alle fiamme il 6 giugno del 1992 da Varg Vikernes. Una foto di ciò che rimase della struttura, ossia le travi portanti, diventò la copertina di Ask e Pili Burzum. Tale atto, già di per sé grave, nei progetti doveva essere ben peggiore. Gli appartenenti all'Inner Circle avrebbero voluto sacrificare qualcuno nella chiesa, prima di appiccare il fuoco, ma poi l'idea venne accantonata, probabilmente per la mancanza di passanti, vista la tarda ora. Il sangue però non mancò. Venne scelto come surrogato un coniglio, che venne decapitato e lasciato sulla scena del crimine. Un altro rogo famoso fu quello che interessò la cappella di Holmenkollen, ossia la chiesa dei reali di Norvegia. Oltre a questi gesti piromani, ben presto l'Inner Circle si trovò indirettamente responsabile di una morte. A Sarpsborg, infatti, lo spegnimento di un incendio costò la vita a un pompiere. Fu segnalato qualche incendio anche nella vicina Svezia, dietro al quale si sospettò esserci la mano di It, degli Abruptum. Ma le accuse non vennero mai provate. Nel mirino dell'Inner Circle finirono anche gruppi heavy metal, considerati incoerenti e succubi delle mode musicali. Nel luglio del 1992, Maria, una ragazza diciottenne militante nell'Inner Circle, cosparse di acetone la porta d'ingresso e le finestre della casa di Christopher Johnson, leader dei Therion, poi ne incendiò l'abitazione. Anche se Vikernes sostenne di aver compiuto lui stesso questo atto. Prima di allontanarsi, Maria piantò un grosso coltello sulla porta d'ingresso insieme ad un messaggio: "Il conte è stato qui e ritornerà". Johnson e la sua famiglia riuscirono a salvarsi, fuggendo dall'abitazione in fiamme, e le indagini, dopo poco, portarono all'arresto di Maria, che venne poi ricoverata in un ospedale psichiatrico. Dai suoi diari si risalì velocemente a Varg Vikernes, descritto come il Conte. A quei tempi usava infatti lo pseudonimo Kant Grishnak.
Quattro giorni dopo l'incendio, Johnson ricevette una presunta missiva di Vikernes. Salve, vittime. Sono il conte Grishnak di Burzum. Sono appena tornato da un viaggetto in Svezia, più precisamente in un posto a nord-ovest di Stoccolma, e penso di aver perso un fiammifero in un disco firmato Burzum. Ritornerò molto presto e forse, questa volta, non vi sveglierete nel mezzo della notte. Vi darò una lezione di paura. Siamo davvero molto pazzi. I nostri metodi sono la morte e la tortura. Le nostre vittime moriranno lentamente. Devono morire lentamente. Altre azioni minatorie ebbero come bersaglio gruppi come Paradise Lost e Dayside. Per quanto riguarda i primi, i risultati furono la distruzione del loro autobus preso a sassate da una folla invasata di ragazzini durante il loro tour a Oslo, mentre i secondi vennero disturbati durante il loro tour europeo nel 1992. Durante una performance live al Freischuset di Stoccolma, una bomba scoppia durante l'esibizione dei Therion, ma si scoprì che avrebbe dovuto detonare durante la performance dei Dayside, vero bersaglio dell'attentato. Ci fu tuttavia solo qualche ferito non grave. I Dayside furono minacciati anche durante la tappa di Manchester con i Gorefest di supporto, quando un soggetto non identificato lanciò una finta bomba sul palco, creando scompiglio e panico, ma fu solo un falso allarme. Certi ritengono che questi attentati furono architettati da alcuni animalisti ostili nei confronti della band, per via delle loro dichiarazioni e dei loro testi sul sacrificio di animali. Glenn Benton, invece, ritiene che sia stata opera dei fanatici del black metal. Bene, se ancora non bastasse questo, quello che è successo tra il 1992 e il 1993, voglio leggervi un articolo del Bergenstidende che è stato scritto appunto nel 1993, nel gennaio del 1993. Sto prendendo l'articolo direttamente da Wikipedia. Questo fatto è una... è molto grave, tra virgolette. Adesso andiamo a vedere perché. Perché praticamente Varg Vikernes conferma appunto di aver bruciato le chiese e lo fa davanti a questo giornale. Nel gennaio del 1993 un articolo del quotidiano norvegese Bergenstidende, scusatemi regà la pronuncia però è quello che è, portò all'attenzione dei mass media nazionali la scena del black metal. Due amici di Vikernes lo intervistarono e portarono il resoconto al giornale, sperando che pubblicassero l'intervista. Nell'intervista anonima, Count Grishnak, ovviamente Vikernes, dichiarava di essere l'autore dei roghi delle chiese e di aver ucciso un uomo a Lillehammer. Il giornalista del BT, Finn Bjorn Thunder, organizzò un incontro con Vikernes. I giornalisti furono condotti al suo cospetto in un appartamento e preventivamente avvertiti di non portare la polizia, altrimenti il conte, essendo armato, avrebbe sparato. Per dire, Lì Vikernes confermò ai giornalisti di aver bruciato le chiese o comunque di sapere chi lo avesse fatto, perché a quanto pare non le ha bruciate tutte lui. Infatti in Svezia si dice che l'abbia fatto Hit, degli Abruptum. Poi, vabbè. E avvisò che gli atti terroristici sarebbero continuati in futuro. Si dichiarò adoratore di Satana e disse: il nostro scopo è quello di diffondere terrore e malvagità. Poiché l'intervistato, era a conoscenza di dettagli relativi ai roghi che non erano stati diffusi dalla polizia, i giornalisti del BT parlarono con la polizia prima di pubblicare l'intervista. L'articolo fu pubblicato in prima pagina sul numero del 20 gennaio del BT, con il titolo, in italiano, Abbiamo acceso noi i fuochi. Era inclusa anche una foto di Vikernes con il viso quasi completamente nascosto da lunghi capelli e con in mano due grossi pugnali.
Tuttavia, prima ancora che l'articolo andasse stampa, Vikernes era già stato arrestato. La polizia lo rintracciò presso un indirizzo stampato su un volantino di Burzum, anche se Vikernes dichiarò che era stato Tonder a tradirlo. Non abbiamo ancora parlato di tutto il resto, che sarà nella prossima puntata, ovvero della morte di Dead e di Euronymous. Caro Varg. Secondo Vikernes, tutta la faccenda nell'intervista anonima era stata pianificata da lui insieme a Euronymous, con l'intento finale di diffondere il terrore, far pubblicità al black metal ed attirare nuovi clienti all'Elvete. Circa l'intervista, Vikernes ebbe a dire: «Ho esagerato molto», e quando il giornalista andò via scoppiai a ridere. Perché lui sembrava non aver capito che lo stavo prendendo in giro, certo. Perché tu prima lanci il sasso, poi nascondi la mano. E pensi che la gente poi ci crede. E gli aggiunse che l'intervista non rivelava nulla che potesse provare la sua colpevolezza o il suo coinvolgimento in alcun crimine. Certo, perché tu gli dici prima tutto quanto, dei roghi, sapevi tutto, anche cose che la polizia non aveva dichiarato, e poi dici che non c'è sta niente. Euronymous decise di chiudere il negozio, Elvete, a causa del troppo clamore dell'intervista, che aveva portato a indagini da parte della polizia e dei media. Questo era quello che infatti avevamo detto nella prima parte, ecco perché è stato chiuso l'Elvete. Vikernes criticò Euronymous per la chiusura del negozio, anziché aver sfruttato la pubblicità per ingrandirne il giro d'affari. Facendo così, rese inutili tutti i miei sforzi trascorsi. Rese inutili tutti i miei sforzi. Trascorsi 6 settimane in carcere per niente. Caro Burzum, qui hai toppato. E pensate che in tutto questo non siamo arrivati ancora a fondo della vicenda, perché presto vedrete veramente fino a che punto si sono spinti i membri dell'Inner Circle. Lo vedremo nella prossima puntata con l'omicidio di Dead e di Euronymous. L'omicidio di Euronymous e la morte di Dead, scusate. Detto questo, signori, io spero di essere stato abbastanza esaustivo, spero che il video vi sia piaciuto, ci vediamo la settimana prossima con l'ultima puntata, spero sia l'ultima, c'è molta carne al fuoco nella prossima puntata, potrebbe venire un video abbastanza lungo, e niente, vi saluto e vi ringrazio ancora per la visione, ciao a tutti.